credo di essere riuscito a perfezionare il collegamento con il collega del giornale di Sicilia, Daniele Loporto. Ci senti? Sono qua, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Daniele Loporto, ben trovato. Allora, ci troviamo dopo un paio di settimane dall'ultima volta a commentare una situazione che non è molto variata, se non però purtroppo in peggio, visto che si parla di continue riunioni che non portano a nulla, anzi di rischi sempre più alti dettati dal fatto che ci sono dei pezzi che si staccano, come la World Service, e vedremo se questo caso potrà rientrare oppure no, ma anche di queste PEC che vengono inviate per una ricapitalizzazione che in realtà purtroppo ancora non è avvenuta. Il suo commento. Ma intanto l'uscita di Arturo Magni, se così fosse, è un segnale gravissimo, comprensibile, ma anche gravissimo, comprensibile perché credo che vanti un credito che con la vecchia gestione era di circa 1.200.000 euro, se non ricordo male, cifra più, cifra meno, che un credito che probabilmente è aumentato in questi ultimi mesi di ritorno con la SIGI, e probabilmente non ci sono prospettive rosee all'orizzonte se Arturo Magni ha deciso di allontanarsi di nuovo dal calcio Catania. Quindi una decisione che dal punto di vista imprenditoriale è assolutamente condivisibile e anche un segnale di ulteriore gravità della situazione del calcio Catania o della SIGI, come lo vogliamo chiamare, lo chiamiamo. E fa riflettere tanto perché tra l'altro con la sua società è un'azienda che ha sostenuto il Catania fin dalla primissima gestione Pulvirenti-Lo Monaco, se non ricordo male. Quindi c'era stato un addio, poi è diventato un arrivederci, adesso c'è una nuova rottura e mi sembra estremamente grave. Credo che la situazione stia precipitando, perché anche le comunicazioni che mi riferiscono recenti di Ferraù, appunto di la minaccia di portare i registri al tribunale, la PEC, servono a smuovere delle acque che sono torbide, stagnanti da fin troppo tempo, l'abbiamo detto 10.000 volte, lo avete ribadito anche voi in più circostanze, servono i soldi, non le chiacchiere, ne servono tanti perché ci sono stipendi da pagare e prossime scadenze. Se non ci sono queste prospettive, credo che l'alternativa non sia quella che è paventata dall'avvocato Giovanni Ferraù, e cioè di portare i libri contabili al tribunale. Una decisione che potrebbe essere coraggiosa ma anche tardiva, e mi fermo qui. Sì, Daniele Loporto, anche tardiva, io sono d'accordo, soprattutto se non dovesse arrivare questa ricapitalizzazione, se non arrivassero gli accordi relativi a Torre del Grifo, su cui apriremo sicuramente un capitolo nel corso di questo collegamento. Io la ritengo in queste circostanze, appunto in premessa, anche un atto doveroso, no? Ricordiamo che c'è un collegio dei sindaci che lavora e che deve garantire, no? Che tutto venga fatto bene. In questo momento mi sembra che tutto sia fatto tranne che il bene, anche per quelli che sono i dissidi tra soci, insomma. Dico io, da adesso dover ricordare sempre le dichiarazioni del passato, ma quando Angelo Maugeri va a dichiarare a mezzo stampa che ci sono dei dissidi e che addirittura non gli era stato comunicato qual era la realtà che voleva investire sul Torre del Grifo, quando parliamo di un socio interno posso capire che non si dica fuori, ma che non venga riferito a un socio interno alla SIGI, io trovo che sia una cosa di una gravità immensa. Io credo che fin dall'inizio abbiamo avuto modo più volte di sostenerlo, questa compagine della SIGI fin dall'inizio è sembrata un'orchestra, una banda, anzi più una banda che un'orchestra stonata, dove ognuno suona un suo strumento, così secondo l'estro, la fantasia, l'umore del momento. Ricordiamoci tutto il peggio che è stato fatto in occasione della lunghissima trattativa con Tacopina, la guerra dei comunicati, e poi sappiamo benissimo com'è finito. A Tacopina si era detto addirittura che non aveva i soldi per comprare gli arancini, o quasi. Abbiamo visto quello che ha fatto Tacopina in 2 mesi in piena estate con la spalla a Ferrara. Il direttore d'orchestra sicuramente non riesce a gestire, se c'è un direttore d'orchestra in questa SIGI, sicuramente non gestisce in modo adeguato i suoi orchestrali. La dichiarazione di Maugeri, anche quella fu una dichiarazione grave, ma credo frutto di una comprensibile esasperazione, visto che di marce indietro, di tentativi di fuga, di allontanamenti e soprattutto di soldi promessi ma mai visti, ne
piena la storia recente dell'ultimo anno e mezzo di Sigi e di calcio Catania. Quindi speriamo o che arrivi Babbo Natale prima della scadenza canonica della notte tra il 24 e il 25 dicembre con un sacco pieno di soldi, oppure forse a Natale il panettone, i tifosi del Catania, gli addetti ai lavori, non riusciremo a mangiarlo. Sì, io faccio solo una considerazione relativamente a quello che dicevo e poi lascio la parola per eventuali domande a Livio Giannotta e a Federico Rosa. La constatazione è questa: parlava giustamente Daniele di una corsa, no, per uscire fuori, che poi si è materializzata quando non si è potuto più mettere soldi. Voglio ricordare che per statuto, famoso statuto di cui si è parlato tanto in questi giorni, vero che è stato depennato quell'articolo 8, ma vero anche che per uscire da Sigi e c'è comunque un iter da dover fare. Noi ne abbiamo parlato anche con qualcuno esperto, insomma, e anche interno alla Sigi bisogna vendere queste quote, cederle, bisogna dunque andare a processare un iter. Pertanto potremmo parlare in questo momento di un Malgeri separato in casa, perché c'è ancora dentro, anche se ha manifestato in maniera totale la sua volontà di uscire fuori, di non essere più all'interno della realtà Sigi. Così sarà anche per qualcun altro, immagino, o comunque forse potrebbe essere più facile per altri soci prendere le proprie quote e cedere a qualcuno all'interno che ha la maggioranza. Livio, una domanda per Daniele Loporto. Sì, sì, intanto saluto, ciao Daniele. Allora, ciao Livio. Io facevo invece un'altra riflessione, no? Perché quando la Sigi ha salvato il Catania, diciamo che insomma questa proprietà veniva vista come un po' i salvatori della patria, no? Poi abbiamo visto come sono andate le cose, abbiamo visto come si è evoluto il caso Tacopina e oggi siamo tornati indietro nel tempo, perché punto è da capo, cioè il Catania è nuovamente con l'acqua alla gola, anzi probabilmente il Catania è sempre stato con l'acqua alla gola già da più anni. Effettivamente ora questo silenzio da parte della proprietà, si dice generalmente il silenzio è d'oro, in questo caso il silenzio dobbiamo leggerlo come una preoccupante attesa, quindi un segnale come buio pesto, oppure magari chissà qualche spiraglio ci potrebbe essere. Il traghetto è partito, si è sbagliato il molo ed è finita come stiamo vedendo noi, con la Sigi che si è trovata a gestire qualcosa di enormemente grande e ben al di sopra delle sue portate. La consistenza dei 24, dei magnifici 24, se tanti sono soci della Sigi, fin dal primo momento non era sembrata assolutamente capace di poter affrontare in termini economici, e vorrei dire senza offesa per nessuno, anche in termini di comprovata professionalità, una società in una situazione così complessa che all'epoca aveva 60 milioni di euro di debiti, poco più o poco meno, e che adesso forse ne ha addirittura di più, perché sappiamo benissimo che la situazione debitoria si è addirittura aggravata. Altro particolare, concludo, naturalmente così sto, come dire, condividendo la tua riflessione, quindi il silenzio in questo caso non è d'oro, ma forse è molto vicino alla rassegnazione. Concludo con un'ultima aggiunta: non dimentichiamoci che ci sono i riflettori della Guardia di Finanza su Torre del Grifo, su Calcio Catania, sulla Sigi, c'è il Tribunale Fallimentare che è stato forse molto, come dire, disponibile in quel famoso caldo luglio di 2 anni fa, e che adesso sicuramente davanti anche a una comunicazione ufficiale del Collegio dei Sindaci deve nuovamente alzare la guardia e stare il più attento possibile. Il Calcio Catania è un'azienda, è una società per azioni che può avere anche una rilevanza sociale, ci mancherebbe altro, ma soprattutto ha i vincoli di una società per azioni che deve avere una gestione sana, oculata, redditizia, che deve poter garantire anche un futuro. E mi sembra che probabilmente il futuro già è messo in discussione dal 17 novembre in poi, se non addirittura prima. Da un punto di vista, dico, agonistico e societario come società di calcio, ecco, in questi termini, è come dire, permettetemi una battuta, che ci siano splendidi ragazzi in campo con la maglia rossa-azzurra che fanno 5 risultati di utili consecutivi, che vincono in trasferta e vincono in casa, e poi quello che fanno viene penalizzato dalle sanzioni amministrative per l'amata rispetto delle scadenze federali, non credo che sia comunque un bel modo per continuare e andare avanti. Forse qualche decisione coraggiosa andava fatta probabilmente a maggio o a giugno e forse a luglio del
di quest'anno, sono non a metà novembre. Sì, sono d'accordo. A metà novembre. Sono d'accordo in tutto e per tutto, l'ho detto anche prima, il vero atto di coraggio a volte è staccare la spina o comunque non intervenire, perché intervenire in quel luglio presupponeva una presa di responsabilità e aver agito in maniera così scellerata a questi livelli non è tollerabile, a questi livelli aziendali, non parlo di Catania perché squadra da Champions, io parlo a livello aziendale, è una cosa inammissibile che sia andata così fino ad oggi. Federico Rosa, una domanda per Daniele Loporto. Sì, una domanda molto vicina, intanto saluto Daniele. Ciao. Innanzitutto volevo sapere se quali erano, quali sono state in questo anno e mezzo le più gravi problematiche, i più gravi errori commessi da questa gestione Sigi, appunto, da quali sono stati appunto gli errori e soprattutto se l'errore più grande è stato iscrivere la squadra a questo campionato, come già abbiamo commentato. Praticamente tu vuoi che non vada a letto stasera, perché la trasmissione può durare fino a domani. Va bene, Daniele, vai. No, molto brevemente, cominciamo con l'ultima osservazione. La decisione coraggiosa che andava fatta d'estate era proprio questa. Cioè, questo stillicidio di delusione, di amarezza, di preoccupazioni poteva essere evitato, doveva essere probabilmente evitato con una decisione coraggiosa. Se la squadra non sarà in condizione di scendere in campo forse fra due partite, potremo sicuramente dire complimenti alla Sigi. Andava fatta una decisione coraggiosa in altri tempi. Naturalmente noi speriamo, ribadisco prima con la metafora o l'allegoria di Babbo Natale. L'errore più grande e ce l'abbiamo sotto gli occhi, l'illusione per se stessa e soprattutto per Tacopina che si potesse chiudere in 4-4-8 la vicenda con l'Agenzia delle Entrate e col Comune di Mascalucia. Col Comune di Mascalucia parzialmente si è ottenuto, anche se c'è una dilazione che mi pare in 20 anni di quello che è il debito, che non è stato scontato di un euro. Esatto. Perché era logico che non potesse essere scontato di un euro. Con l'Agenzia delle Entrate mi pare che la pratica è stata insabbiata a Palermo e che uscirà fuori, faccio il paragnosta, uscirà fuori fra non molto, considerando che la richiesta di clemenza all'Agenzia delle Entrate ha provocato nell'immediato quei sequestri conservativi di cui avete memoria e che sono stati notificati dalla Guardia di Finanza, che riguardavano gli ultimi anni di gestione per così dire ordinaria e che non erano stati neanche pagati. Quindi il danno e la beffa si fa per dire, cioè l'arroganza di chiedere uno sconto all'Agenzia per le Entrate si è scontrato con l'immediata richiesta del sequestro conservativo dell'Agenzia delle Entrate per somme che non erano state versate in anni tra virgolette non lontanissimi. E quindi questo sicuramente è l'errore maggiore, è di aver illuso Tacopina che si poteva chiudere tutto così, con potesse finire tutto a tarallucci e vino.